Fatti e Paesi. Ha coinvolto 22 bambini della scuola dell'infanzia di Bonarcado il progetto multimediale La frutta buona, realizzato dalla Paul Games di Paolo Congiu. Un lavoro realizzato con l'obiettivo di promuovere l'utilizzo della frutta fresca e di scoraggiare il consumo di merendine e snack. Ascoltiamo Paolo Congiu, ideatore dell'iniziativa. Il progetto si chiama La frutta buona. La frutta buona non ha un'identificazione particolare, perché non è né un cartone animato né un documentario, è praticamente quello che è uscito fuori dalla testa dei bambini. Abbiamo poi fatto un montaggio dove i bambini si ritrovano a fare da attori, cantanti, hanno disegnato, hanno lavorato con la plastilina, e tutto per una finalità che è quella di far entrare nella testa sia dei bambini che dei genitori l'utilizzo della frutta al posto delle merendine preconfezionate che si utilizzano tutti i giorni. Il video, della durata di circa 10 minuti, sarà presentato oggi alle 22 nella piazza antistante la chiesa di Santa Maria a Bonarcado. Per chiunque volesse vederlo, inoltre, si può visualizzare su YouTube digitando nella stringa di ricerca la dicitura La frutta buona, esperimento multimediale con l'asilo di Bonarcado.